a Firenze un seminario del Corecom sulle controversie telefoniche e alfabetizzazione digitale. Giornata mondiale della salute mentale, sono 14 gli eventi promossi in Toscana. Presentata la FGL Zuma Pallavolo Castelfranco, che parteciperà alla Serie A2 femminile. Che fa? Concilia? Risoluzione delle controversie telefoniche e alfabetizzazione digitale. Il Corecom della Toscana ha organizzato un seminario nazionale a Palazzo Bastoggi, una delle sedi del Consiglio regionale, su un tema che tocca da vicino gran parte della cittadinanza. Che fa? Concilia? Questo è il titolo scelto per l'iniziativa organizzata con Agicom, l'autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni, rappresentata dal vice segretario Nicola Sansalone. L'incontro ha visto la partecipazione di 10 altri Corecom regionali. È una giornata importante perché poi alla fine in queste iniziative servono per dare risposte alle cittadine e ai cittadini, perché da un lato è giusta la competizione che c'è tra gli operatori, dall'altra però deve essere garantito al cittadino di poter accedere ai migliori servizi al prezzo più corretto, e la competizione porta proprio a questo, e questa iniziativa serve a costruire maggiore sensibilità tra i cittadini nel conoscere che esiste un luogo, il Corecom, in cui le controversie, quelle telefoniche specialmente, possono essere gestite, possono essere valutate e può essere data risposta evitando un contenzioso di tipo legale. Questa è la riflessione che stiamo portando avanti, sono contento che venga svolta qui in Toscana, ringrazio Agicom, ringrazio i Corecom di tutta Italia, perché questo è un lavoro che viene svolto a favore delle cittadine e dei cittadini. Hanno aderito e partecipato al convegno i comitati regionali per le comunicazioni di Puglia, Emilia-Romagna, Friuli, Molise, Piemonte, della provincia autonoma di Bolzano, di Sicilia, Umbria, Val d'Aosta e Veneto. Nel suo intervento in apertura di lavori, il presidente del Corecom Toscana, Meacci, ha ricordato i buoni risultati di Concilia Web, la piattaforma online attraverso la quale è possibile rivolgersi al Corecom gratuitamente per tentare di risolvere le controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni, come telefonia, internet e pay TV. Proprio grazie ai risultati raggiunti attraverso Concilia Web, sottolineato Meacci, il Corecom della Toscana è passato da 9.372 istanze ricevute nel 2020 alle 4.905 del 2023. Nel primo semestre 2024 sono 2.326, per un valore economico complessivo di 468.270 euro di rimborsi e indennizi delle conciliazioni concluse. Questo è un seminario nazionale che abbiamo organizzato insieme ad Agicom, e appunto ci sono tanti Corecom che sono venuti da tante regioni d'Italia, per cui siamo molto contenti di questa adesione e questa partecipazione, sia in presenza ma anche in collegamento. Secondo noi è un tema sicuramente di grande rilevanza quello di far conoscere ulteriormente i servizi del Corecom, e in questo specifico tutto il tema delle conciliazioni. Noi anche nel 2023 abbiamo ricevuto oltre 4.900 istanze, gran parte di queste poi oltre l'80% giunge a un accordo in fase di conciliazione, e restituiamo attraverso questa opera a titolo gratuito oltre 500.000 di euro nei confronti di cittadini e imprese che appunto hanno degli indennizi rispetto a queste controversie telefoniche. C'è un tema generale di alfabetizzazione digitale su questa tematica, perché si accede attraverso la piattaforma del Concilia Web, per cui c'è questo tema generale di formazione che anche la Toscana deve in qualche modo vedere sempre crescere, favorire, e poi c'è un tema anche di stare attenti a chi si spaccia per il Corecom, ed esistono dei casi. Noi invitiamo appunto ad agire attraverso tutti i canali ufficiali, canali istituzionali, sia del Concilia Web, sia del numero verde, sia del sito, in modo da non avere fraintendimenti e tentativi di truffa. Stiamo facendo una sorta di valutazione sulla giurisprudenza che si è formata nel trattare le vicende fra i consumatori e gli operatori. Ovviamente l'autorità coordina a livello nazionale i vari Corecom, e il risultato è che oggi, possiamo dirlo dopo un'esperienza quasi ventennale, le situazioni, diciamo, di conflitto sono per la maggior parte risolte attraverso delle conciliazioni. L'utente non va in giudizio, risparmia dei soldi e del tempo, e contemporaneamente l'operatore provvede a ripristinare i servizi che sono stati malfunzionanti attraverso un sistema di indennizzi. Questa è una best practice, come si dice con termine molto in voga, però è vera, è stato il primo tentativo da 20 anni in Italia, esiste, che consente, diciamo, di superare
le angosce di andare in giudizio anche per piccole somme o per questioni della vita quotidiana. È talmente valido il sistema, che si chiama Concilia Web e che fin dal 2018 consente di farlo online, che tra virgolette è stato gratuitamente ceduto anche ad altre autorità, quella dei trasporti che ha sede a Torino e che fa le controversie con il medesimo sistema, per cui diciamo è una pratica vincente e, ricordiamolo, assolutamente non onerosa per gli utenti, cosa che insomma va sempre adeguatamente ponderata. Il Corecom ha intenzione di avviare una stretta collaborazione con gli URP dei comuni della Toscana per consentire agli utenti di rivolgersi a questi sportelli e ricevere assistenza necessaria nella compilazione delle istanze e seguirne l'andamento. È stato proprio su questo punto che è stata raccolta una proposta dell'AGCOM riguardo a un vecchio progetto di cercare un accordo con ANCI, come ha spiegato Enrico Maria Cotugno, per puntare a un'azione più capillare nei territori. La digitalizzazione è sicuramente un'opportunità per tutti, ma giustamente bisogna tener conto anche di chi non ha questo livello di sia per motivi di generazionali sia per motivi culturali, questo livello di alfabetizzazione digitale. Ecco perché l'AGCOM, anche attraverso i Corecom, svolge un'intensa attività da questo punto di vista. Oggi parliamo di Concilia Web, una piattaforma digitale attraverso la quale i consumatori possono risolvere le proprie controversie, e uno dei temi che abbiamo affrontato oggi è proprio quello di non lasciare indietro nessuno, quindi l'importanza di fare in modo che le tecnologie da un lato aiutino gli utenti a risolvere i propri problemi, ma dall'altro consentano anche a chi non ha la possibilità di un accesso digitale di risolvere ugualmente le proprie problematiche. L'iniziativa in Toscana per la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Sono 14 gli eventi che a partire da sabato 28 settembre fino a sabato 10 ottobre si svolgeranno sul territorio toscano in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale 2024, quando anche Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale, aderirà all'iniziativa L'Italia si illumina di verde. Il programma, promosso dal Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, è stato presentato a Palazzo del Pegaso. Il 10 ottobre è una giornata simbolo, ovviamente, come tutte le giornate, che però sono importanti perché ci richiamano l'attenzione della politica, dei cittadini, delle associazioni, di tutti sul tema della salute mentale. Un tema molto importante, coinvolge centinaia e centinaia di cittadini, che ha visto negli anni 70 una grande rivoluzione di civiltà, che però oggi ha bisogno di essere corroborata, ha bisogno che il sistema sanitario, sociosanitario, che è comunque un sistema in affanno, riconosca l'importanza di continuare a investire in salute mentale. E quindi abbiamo presentato qui questo insieme di iniziative, perché non è un'unica iniziativa, del Comitato Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, che hanno scelto di fare iniziative giustamente non solo il 10, ma da sabato prossimo fino al 10 ottobre su questo tema, un po' sparse in tutta la regione, perché è un coordinamento che riguarda, che comprende un po' le associazioni di tutta la nostra regione. E quindi bene, l'attenzione che poi si farà anche il 10 con l'illuminazione del Palazzo regionale di verde, e questa è l'altra cosa lanciata durante il Covid che ormai è diventato una manifestazione di carattere nazionale. Quindi anche da parte nostra il sostegno, ma soprattutto il sostegno al rafforzamento di tutti i servizi e di tutte le politiche volte alla salute mentale. Tre i temi al centro del programma degli eventi nei territori: la salute mentale nella società multiculturale, la salute mentale sul posto di lavoro, il disagio mentale nelle nuove generazioni. Quest'anno siamo qua a presentare gli eventi per la Giornata Mondiale della Salute Mentale e noi ci teniamo a presentare due aspetti, fra gli altri, particolarmente significativi. Faremo un nostro convegno, diciamo così, principale, dedicando al tema della salute mentale nella società multiculturale. Questo perché ci rendiamo conto che le società stanno cambiando, le nostre comunità stanno cambiando, e laddove ci sono servizi che sono in grado di rispondere alla multiculturalità, sono servizi che rispondono meglio per tutti. Su questo è un concetto fondamentale. E quindi a Luccal il 29 settembre approfondiremo questo tema. L'altro tema su cui noi ci teniamo molto e che molte associazioni sul territorio si stanno, diciamo, impegnando, è il lavoro nelle scuole, cioè con le generazioni, cioè in modo particolare con le scuole superiori. Cerchiamo di coinvolgerli perché vorremmo riuscire a discutere del problema del disagio giovanile con loro.
fare, stimolarli perché loro discutano del problema del disagio giovanile, perché molto spesso ci rendiamo conto che siamo noi adulti che discutiamo del problema del disagio giovanile, e noi vorremmo creare le occasioni perché loro ne discutano. Ecco, questo è l'impegno maggiore che stiamo prestando. Si parte, come detto, sabato 28 settembre a Lucca col convegno Salute Mentale nel post pandemia, diritti, soggettività e comunità, che si terrà dalle 9 alle 13 nel Palazzo Ducale, a cui parteciperà lo stesso presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni. La Giornata Mondiale della Salute Mentale è stata istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale della Salute Mentale e dall'OMS. Il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale con lo scopo di promuovere iniziative di promozione al benessere mentale e di tutela, e con lo scopo proprio di combattere stigma e pregiudizio. La giornata è stata istituita nel 1992 e ogni anno ha un tema diverso. Il tema di quest'anno è ora di dare priorità alla salute mentale nel mondo del lavoro, un tema estremamente importante perché oggigiorno, insomma, le patologie quali depressione, ansia, stress, eccetera, sono all'ordine del giorno e soprattutto anche causate dall'ambiente di lavoro. In Toscana le associazioni organizzano tantissime iniziative, e tra le principali le marce in tutte le province della Toscana e in particolare a Lucca. E poi dal 2020, visto che eravamo in pandemia, abbiamo promosso un'iniziativa dal titolo L'Italia si illumina di verde per il benessere psicofisico. E siamo molto contenti perché era un'iniziativa partita a livello locale, toscano, e poi l'abbiamo estesa e si è unita a noi la Società Italiana di Psichiatria, che ringraziamo, e la Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica. E lo scopo è proprio quella di accendere i riflettori sul disagio psicofisico, sul disagio mentale, proprio perché anche dopo la pandemia un maggior numero di persone è affetto da questi disturbi, e lo stress, l'isolamento, la troppa digitalizzazione, la frenesia, sono tutti aspetti che amplificano e portano sempre più persone a soffrire di questi disturbi. La salute mentale è un bene comune al quale dobbiamo restituire l'importanza che merita. Non basta soffermarsi sulle statistiche, non basta richiedere a viva voce maggiore attenzione, occorrono atti concreti che rafforzino il sistema di cura per la salute mentale, che oggi è in grave difficoltà per una congerie di eventi, dal ricambio generazionale nei professionisti alla carenza di risorse. Io credo che in questo, oltre a richiedere una più pressante azione a livello nazionale, sia importante che in ciascun contesto regionale, proprio per l'autonomia gestionale e organizzativa che hanno le regioni, si attivino forze nella direzione del rafforzamento. Pallavolo femminile, Castelfranco in A2. È stata presentata in Consiglio regionale la nuova squadra di pallavolo FGL Zuma Pallavolo Castelfranco, che prenderà parte al campionato nazionale di Serie A2 femminile. Una storica promozione per la società pisana, che alla fine della stagione sportiva non solo ha centrato la promozione vincendo il campionato di Serie B1, ma ha anche conquistato la Coppa Italia di Serie B femminile. È l'occasione per fare un grande in bocca al lupo alla Zuma Castelfranco, l'unica squadra toscana in Serie A2. Per noi è motivo di orgoglio, di vanto. Ogni volta che si investe nello sport a tutti i livelli, sia quello non agonistico che quello agonistico, si costruiscono le condizioni di maggiore socialità, maggiore inclusione. Lo sport è anche questo, non è soltanto le vittorie. A loro davvero però i complimenti, hanno vinto la Coppa Italia di Serie B, hanno vinto il campionato salendo poi in A2, e ora un grande in bocca al lupo perché inizia una nuova sfida. Non ci sono mai punti di arrivo, no? Questo è un nuovo punto di partenza. La formazione pisana non era mai arrivata così in alto. L'obiettivo naturalmente sarà quello di provare a mantenere la categoria. Primo anno per tutti noi, per alcune ragazze è la prima volta che giocano in A2, e naturalmente per la società è la prima volta in assoluto. Cercheremo di onorare
la nostra vittoria dello scorso anno, la maglia che indossiamo. Sarà un'avventura sicuramente particolare, siamo contentissime di aver coronato un sogno lo scorso anno, di far parte di questo campionato di Serie A. Sarà sicuramente un'annata difficile, però siamo un gruppo già molto unito e prevedo delle belle soddisfazioni.